Il progetto prevede degli enti attuatori, in particolare la Cosmarche, Vivere Verde, Associazione Lanolf e Polo 9. Offriamo diversi servizi che va dalla mediazione linguistica ai corsi di italiano a attività legate all'orientamento lavorativo, professionale, scolastico e tutto quello che riguarda la vita, diciamo, della persona. E all'interno di queste attività mettiamo in atto anche dei laboratori come quello di oggi a Falconara, che è il laboratorio di falegnameria, che prevede diciamo, l'avvio dei ragazzi ad un'attività che è quella del falegname, con un diciamo, valore anche educativo, perché parliamo di materiale che viene riciclato, per cui che altrimenti verrebbe buttato, in realtà lo ricicliamo, quindi riutilizziamo questo materiale e loro, con l'ausilio di un falegname, costruiscono dei mobili che verranno poi inseriti nel centro metropolis di Falconara, che è un locale che viene messo a disposizione della cittadinanza, quindi è un modo anche per coinvolgere i ragazzi proprio sul territorio e renderli utili, e questa è una cosa per loro molto importante. L'importanza anche di apprendere una professione, perché comunque vengono da paesi nei quali non esistono colloqui di orientamento al lavoro, né tantomeno corsi di preparazione al lavoro, ma esiste il lavoro, quindi un'attività che viene subito remunerata, per cui è importante la relazione che viene instaurata con il ragazzo per far comprendere anche diciamo, come si vive in Italia. Quindi alla base c'è comunque un grosso lavoro di relazione. Dopodiché i ragazzi hanno compreso, hanno accettato volontariamente di partecipare, con lo sbocco ovviamente del lavoro, perché per loro la cosa principale è poter lavorare e quindi poter inviare anche dei soldi alle loro famiglie che sono rimaste nel paese d'origine. Sono principalmente, provengono dal, sono maliani, nigeriani e senegalesi, ragazzi che stanno partecipando a questo laboratorio. Sono giovani, perché sono ragazzi che vanno dai 30 ai 32, 33 anni e si stanno dando da fare, e la cosa bella è che comunque ogni qualvolta si impegnano in attività di questo genere, che prevede comunque il coinvolgimento con la cittadinanza, c'è sempre da parte loro un forte ringraziamento.